Buonasera, buonasera a tutti, uh, welcome to Casa Italiana, Serelli Marimò. Uh, first thank you all for being here uh, tonight world aids day uh, which is 30 years ago today the first world aids day was celebrated back in 1987 and i know there's a lot of exciting programming going on in the city tonight so thank you for being here uh, i want to thank the casa for hosting this event i want to thank stefano albertini and his whole staff for making tonight happen um, i want to thank our chair david forgach of italian studies and our graduate, uh, Director of Graduate Studies, Jane Tylas, for their help in pulling this together. Uh, I would like to thank my colleague, Julia Zbaffi, uh, for her hard work in helping realize this event uh, and for her ideas for this event uh, and for helping to get our distinguished guest here, who we're very pleased to present tonight, uh, who is Daniele Segre. Uh, Uh, Daniele Segre has directed over 70 films and has also worked in the theater, directing there as well. Um, some of his films are what we might call documentaries, but he prefers to call them works of cinema nella realtà, uh, or cinema, or cinema in reality. Excuse me. Uh, in 1981, he founded in Turin the production company Icamelli, which is still in an operation, uh, and which tonight's presentation is a, is a production of. Uh, and in 1989, he founded the Scuola di Videodocumentazione Sociale Camelli. Uh, since 1996, he's been teaching. Uh, he's been working with the Centro Sperimentale di Cinema Cinematografia, Scuola Nazionale di Cinema. Uh, in Rome, he was teaching, uh, and since 2014, he's the director of uh, the sede d'Abruzzo in Aquila uh, for the Centro Sperimentale. Uh, so tonight, we're going to have uh, Daniele's, as you know, uh, Come Prima, Più di Prima, Tamerò. Like before, more than before, I Would Love You. Uh, this film was made in 1995. Uh, I hope you'll all stay afterwards for the discussion after the film. Uh, I will be talking with Daniele about the film. Uh, I'll be joined by my colleagues uh, Beatrice Mazzi and Alessia Palanti, who are both pursuing PhDs at Columbia. Uh, just before we begin, I want to say a couple words um, about this film. Uh, so, as I mentioned, today's World AIDS Day. Uh, 30 years ago was the first one. 22 years ago, tonight, on World AIDS Day 1995, uh, this film premiered on television, uh, national television in Italy, on, on Rai Tre, um, to a very wide audiences, I think, of almost 2 million. Um, a few months before that, it debuted at the Venice Film Festival. Uh, where Daniele presented it after having made the film over the summer. Uh, it discusses HIV AIDS through micro histories of 16 young people who were part of Milan's Associazione a 77, which is a community based outside Milan. Uh, they knew Daniele's work and they invited him to make a film with them. Daniele went to live in this associazione for a month. Uh, and um, you'll see the interview, the interviewees are of course the residents of this, of this community. Um, but they also worked on the technical aspects of the film, and as Daniele was telling us earlier today, they worked on uh, on technical jobs for other films that he made subsequently. Uh, so Associazione a Settantasette provided housing and care for HIV-positive young people. They're still in operation today, uh, and as the name suggests, uh, a 77 or seventy-seven, uh, it was founded in 1997, which predates the HIV/AIDS epidemic, of course, uh, and before HIV. Uh, they were focused on young intravenous drug users and recovering addicts uh, and later through the 80s as the epidemic spread they began to open their doors to hiv positive youth as well uh, and i, and I want to discuss this history because this is where these people these are the people in this film um, but also because uh, it's an important theme for understanding hiv aids in italy uh, which is different from other european countries and from the us um, because the main means of transmission in Italy through, from the beginning through the early 90s was um, through the sharing of equipment for intravenous drug users. Um, and so this is a reality, but, but what compounds this and what, what I want to discuss just briefly, um, this was compounded by uh, legislative discourse. So Bettino Craxi came here to New York City in 1988, uh, just before the elections, and met with, among others, Rudy Giuliani, who was uh, DA at the time. And this was when there was another uptick in legislation in the US on the war on drugs. Uh, and Croxy took that back, and the, the annual convention of the, the PSAE in Palermo that year was dedicated to the criminalization, not just of drug trafficking, but of drug use. Uh, and so this is in the late 80s, and for the next few years, um, any phobic discourse about HIV/AIDS also comes through a lens, uh, or is at least related to one of criminalization, because there's this criminalization of drug use. Uh, which was already had already been identified as a means the main means of transmission, and, and it was often largely seen as a problem for for users. Um, and the last point I want to bring up just regards visibility. Um, this morning, I was on the homepage of La Repubblica, which is one of Italy's biggest dailies. For those of you who don't know, uh, and there's a video interview of a young HIV-positive Italian man, uh, and the title. Uh, is a quotation of him, and it says, uh, La nostra vita con la in un paese che non ci vuole vedere. So, HIV in, um, in a country that doesn't want to see us. Uh, and what really struck me about this is that uh, I don't want to give away too much about the film, but, but one of the interviewees says almost these exact words. And so, part of the reason that we wanted to present this film tonight is because even though it's already over two decades old, a lot of it uh, is still very current in the issues that it addresses. Um, uh, and this issue of visibility will come up again and again. Maybe we can discuss afterwards. Uh, and Daniele had said himself in an interview um, for the radio back in 1995 that the film examines or, or investigates come la macchina può lavorare per loro, so how um, cinema can work for these people. Uh, and, and they have some thoughts about it too, which you'll hear. What's particular about cinema that, that, can, that can be mobilized as a, as a positive medium. Um, yeah, and that's all I have. So buona visione, and stick around afterwards. Right, so we're gonna, we have a few questions for Daniele, and then we'd love to have you all um, chime in. I realized I didn't introduce myself. I'm Brian De Grazia. Um, I'm a PhD candidate here in the Department of Italian Studies. Uh, and we have with us Daniele Segre, um, Alessia Palanti, and, and Beatrice Mazzi. Se ci sono domande in inglese e in italiano, saremo uh, a tradurre per Daniele, quindi per cortesia, vi prego con noi. Ma prima di aprire le domande, le prenderemo in qualsiasi lingua. Quindi Beatrice è venuta a iniziare. Buonasera, e grazie a Daniele Segre per essere qua ma soprattutto a Brian e a Giulia che ci hanno invitato a partecipare a questo dibattito. Io ho una domanda iniziale molto generica sullo stile del film. Uh, fin dagli esordi il suo, il suo cinema, il suo lavoro presenta un interesse particolare per l'uso del ritratto e del primo piano. No? Basta guardare alcuni dei suoi titoli per, per aver subito un'idea di, di questo interesse. Mi vengono in mente uh, ritratto di un piccolo spacciatore dell'82, in cui però la, la faccia del protagonista paradossalmente non viene mai ripresa, oppure um, partitura per volte e voci del 91, o ancora più di recente. Volti, un viaggio verso il futuro dell'Italia del 2002, se non sbaglio. E in, come prima più di prima, eh, l'uso del, del ritratto, l'uso del primo piano, non solo è pre predominante, direi. Eh, tanto nelle interviste individuali quanto nei dialoghi di gruppo o di coppia, ma è anche caratterizzato da certe scelte estetiche molto particolari: no? ad esempio l'uso di un certo sfondo o eh, certi colori che richiamano probabilmente anche in chiave polemica un certo gusto televisivo. Quindi volevo farle in realtà due domande. La prima è se può parlarci un po' di più di queste scelte stilistiche rispetto all'uso del primo piano nel film che abbiamo appena visto e poi più in generale se ci può parlare dell'uso dell di quello che rappresenta per lei il, il primo piano e il ritratto cinematico. Qual è la forza che uh, l'uso di un'espressione no, un così ravvicinata o di un volto può dare alla narrazione di una storia e in che modo un ritratto, un primo piano, può essere politico? Sì, lo translate io <laughs> So, Quindi, the dall'inizio, Daniele Segre's cinema è caratterizzato da um, un'attenzione molto interessante per il portrait e il close-up. Uh, it's it's uh, simply by some of his, uh, of his titles you can already notice this interest. For example, one of his first documentaries was Portrait of a Young uh, Drug Dealer from 1982. and then we had uh, Partitura, some music score for Faces and Voices, or more recently, Faces A Journey in the Future of Italy but in this, in this uh, movie it seems that he pays a particular uh, attention to the use of the close-up not just because uh, he makes a large use of it both for uh, independent and single interview but also for the group and couple uh, dialogues but also because it has uh, specific aesthetic features for example the use of certain kinds of backgrounds clothing or uh, lights or an aesthetic that recalls, probably in a polemic vein, a certain television flavor. So I ask him two questions. Uh, the first one, if he can talk a bit, a bit about precisely the stylistic choices that he made for this movie in regards to the use of the portrait. And then, uh, uh, more gene generally, um, What uh, does the portrait and the close-up represents for him? What kind of strength the use of a face adds to the narration of a story and in which way a portrait can be political? <coughs> Buonasera a tutti. Intanto voglio ringraziare la Casa Italiana Zerilli Marimò per questo invito che mi onora molto e che mi ha permesso di rivedere eh, questo film dopo tanto tempo. Uh I'd like to thank Casa Italiana for this invite. Um good evening everyone. I'd like to thank Casa Italio Italiana uh for this invite, um by which I'm very honored uh and gives me a chance to see and um be with this film again after uh many years. Ovviamente ringrazio anche Brian e Giulia per questo invito perché mi hanno accompagnato, seguito e, e, e mi hanno permesso di arrivare qua fino a New York da Torino. E vorrei ringraziare Brian e Giulia per avermi portato qui a New York da Turin Entrando in merito alle domande che mi sono state fatte, intanto uh, io ho scelto gli, di fare il cinema eh, perché credo che il cinema possa cambiare il mondo e, e di questo ne sono convinto fermamente e continuo a farlo e cerco di dare il mio contributo. Di impegno eh, non solo nel fare cinema, ma anche insegnare a fare cinema eh, con il centro sperimentale di cinematografia che considero una vera e propria missione per eh, continuare a costruire il futuro. Uh, so, with regard to the questions, uh, I'd like to say that um, I make films because I believe that, that films I believe that cinema can change the world. Um, and I continue to make films because I continue to believe this. Um, I'm very firmly convinced of this. And, uh, and I continue to, to work on films and to collaborate with the Centro Sperimentale because, um, because I believe uh, I want to make my contribution to continuing to construct the future. Eh, per entrare nella questione del primo piano, eh, diciamo che il primo film. che è stato il padre di tutti gli altri film legati al primo piano, è stato partitura per Volti e Voci nel 1991. Ok, con riguardo alla del close-up, il padre di tutti gli altri film in termini di close-up era il um, music score? Ok, music score? Per uh, Faces, Faces and Voices, per 1992? Um, è un film dove i protagonisti sono dei giovani eh, delegati sindacali che io ho incontrato in occasione dei corsi di formazione della, del sindacato di sinistra della CGL e, e, e ho organizzato delle, dei set in camere d'albergo eh, dove facevo venire uno alla volta e lì ho scoperto attraverso il monitor e in effetti all'operatore dicevo di avvicinarsi sempre di più la forza del primo piano. Ok. e uh, this film dealt with a group of young, young people who were working as um, union delegates, uh, members of a union, and um, I Potresti ripetere gentilmente, no. <laughs> <laughs> Okay, and he interviewed them in a hotel room and realized, watching them through the screen, um, the power um, of, of the close-up and, and what it could actually do. Devo precisare sembra facile ma è molto complicato nel senso che la prima questione è che le persone devono guardare l'obiettivo. So it seems simple, but it's, it's really not. Uh, and the first issue is that people need to look straight. In, in the the modo che i loro occhi guardino i vostri occhi di spettatori. So that their eyes look into your eyes, the eyes of the spectator. Questa è la prima regola. And this is the first rule. Con uh, l'intenzione che tra lo schermo e lo spettatore si crei un rapporto di reciprocità. And so the idea is that between the screen and between all of you, a, a relationship of recipro reciprocity emerges. A me non interessa che lo spettatore pensi, la pensi come eh, il sottoscritto, uh, I'm not interested in in the spectator thinking the way that I do. A me interessa che lo spettatore abbia la voglia di fare il viaggio che io gli propongo e attivare la sua capacità di pensare e di decidere cosa pensare. Uh, I'm more interested in the spectator um, accepting to take the, the trip, the voyage that I propose to her. And to uh, activate their ability to um, to think. Un altro elemento è la scelta fotografica. Uh, the other, another choice has to do with that of photography. In questi film, io ho sempre chiesto alla collaborazione di e ancora adesso di direttori della fotografia che fanno cinema. Uh, and I've always asked uh, in this film and in others, I've always asked um, directors of photography who work in cinema. In modo che costruiscono uh, la forma eh, della luce che sia um, diversa da quella che viene definita dai cosiddetti documentari. Uh, and I like I, I do this because I want them to, um, to work with light in a way that's different than what we usually expect from, from what are often called documentaries. Sinceramente, il termine documentario io lo detesto. Uh. I, I sincerely detest the term documentary. Perché credo che il cinema sia una sola cosa: Because sia I, di finzione che di realtà. L'importante è che sia cinema. I, I think in, uh, in intent and also in reality, cinema is just one thing, and the important thing is that it's cinema. In questo film c'è anche la complicazione della messa in scena. Uh, in uh. this film, there's also the problem of the. Um, reenactment, the mise en scène, if, if we oui, like la mise en scène. Se volete parlo francese, se mi è per me. Grazie. In questo caso, eh, diciamo che mm, non ho usato solo la luce fotografica, ma ho usato il carrello. Uh, ho, ho usato dei mezzi tecnici che sono più propri del cinema di finzione e non mh, di cinema della nella realtà and so i use not only um, uh, this this different kind of light that i was talking about but also other elements um, uh, from from fiction from narrative films uh, like a camera that moves uh, and other things però il tutto sta in funzione della, della capacità del regista di stabilire un rapporto con le persone protagoniste dei suoi film. But all of these uh, I use all of these so uh um their function is 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 to create a relationship between the director and the people who become the protagonists of these films. Nel caso di questo film io ho vissuto un mese dentro la comunità come se fossi uno di quei ragazzi, non sono mai uscito ho fatto la loro vita e eh, non è che staccavo a una certa ora e andavo a mangiare al ristorante, no, stavo sempre con loro. E lì, diciamo, vista la difficoltà della situazione, era l'unica condizione necessaria per costruire questo rapporto. Uh, and in, in, in the case of this film, I lived with, um, with the people in this community for a month um, and I lived with them their everyday life. I didn't. Uh, look at my watch at a certain hour and say, Okay, I'm done for the day. I, I stayed there and I lived there. Uh, and that was really all that was needed in this case to, to create this relationship. Ovviamente non capita sempre così. Mi è successo in molti the film dove c'è la scelta del primo piano. Faccio un esempio: ho fatto un film nel 2007 sugli incidenti nei luoghi di lavoro che si intitola Morire di lavoro. E quindi questo non è sempre il caso. Con riguardo al close up, ho fatto un film nel 2008 um, called Morire di lavoro, um, che uh, dying at work ha a che fare con le persone che hanno perduto la loro vita. Dove io queste persone non le conoscevo, le ho conosciute 5 minuti prima che entrassero sul set. Io, in questi 5 minuti, li andavo a prendere, li portavo sul set, e in quei 5 minuti. Gli dicevo cosa volevo, che volevo tutto da uh, loro. And I. And these were people I didn't know at all. I met them five minutes before we filmed and they were, they were present. And five minutes before I would bring them on to the set, uh, and I would talk to them and I would uh, I would tell them what I wanted and what I wanted was everything. Eh, noi, uomini e, e donne, siamo animali, ci annusiamo, ci sentiamo. E questo è il rapporto diretto che io ho con le persone senza fraintendimenti. Dico le cose in faccia: non ho problemi a dirli a dire queste cose, e da lì si costruisce una relazione a volte dura, ma sempre vera. Um, so, we're men and women, but we are we are animals too, and we, we figure each other out, we sniff each other out and um and i've always trusted in this and uh and so i've found um that this is always a good way to do something and sometimes it's tough um but it's always real uh the way that this constructs a relationship Il mio lavoro è studiare le persone e quindi anche le reazioni a certe mie provocazioni mi fanno capire chi ho di fronte per poter fare un lavoro come può fare un chirurgo in una sala di operazione di intervenire operare e raggiungere il risultato perché per il lavoro che faccio io devo portare a casa il risultato. and my work is to understand people and so uh, i have no problem saying things as they are, telling them like they are. Uh, and my job is to also study people's reactions and so i do this in a way that uh, a surgeon needs to do his work in the operating room uh, and i create the conditions to be able to do what my work is and, and, and to execute it. E Ho una grande responsabilità. Eh, non posso partecipare. Devo vincere. Uh, Nel senso that I, I, have a, I have a great responsibility and I can't E quindi per chiudere, la scelta del primo piano eh, con queste, eh, poi vi devo ancora dire una cosa per farvi capire. Eh, questa scelta del primo piano è una scelta forte, molto difficile, ma necessaria. Per raggiungere appunto questo risultato. Ah, uh, and so, to get back to the of, of the close up it's, it's, a, it's a powerful choice, and it's a sort of loaded one, but it's an important one. Um, because it lets me do what I do. Una questione che non è secondaria, è che, ovviamente, come avete visto eh, io non, 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 non mi vedete e non mi sentite. Non sentite la mia voce, non vedete la mia persona, però nel, nella cosiddetta intervista io alla persona intervistata do molte regole e, e, e le controllo come se fossi un soldato, cioè nel senso che se sbagliano eh, interrompo e ricomin si ricomincia da capo, perché per poter gestire la rappresentazione specialmente filmica eh, io no, devo avere dei pezzi unici. Non posso, e quindi le persone devono essere consapevoli dove sono, che cosa stanno facendo e che cosa stanno dicendo. Però, dentro un meccanismo legato alla comunicazione, quindi, non possono. Scusami, se, ma devo spiegarlo, poi spero che tu sia in grado di tradurre. Eh, <ride> eh, non, non posso, per esempio, se uno inizia dicendo allora beh, comunque, come succede spesso io lo interrompo sempre, nel senso che eh, io gli do uno spunto eh, e questa persona deve pensare e poi deve iniziare a parlare come un racconto mm -hmm. e deve avere come dire, un, un suo percorso una, un, 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 estremamente equilibrato in modo che io poi analizzo, studio e, e, ed estraggo. Però devono essere appunto delle cose che sono... Uh, efficaci rispetto poi alla costruzione del racconto, ecco so um, in films particularly like this, one, you don't see me you don't hear my voice i'm for you i'm not present, um, but in a sense, I am because I give people a very specific set of rules uh, and they know exactly what they have to do and i'm um, I'm sort of militantly strict about what I want uh, and if something goes a bit off course, they know exactly what I want, and if something goes off course then i uh, then I start all over again um, because I need, as you saw here, I need uh, whole pieces. There can't be these these breaks of um, of editing in different parts. Uh, and so, um, what I do is uh, right. I interrupt and I start all over again, and. right and right thank you thank you uh, and so i give them a point of departure i give them an idea to start with and and the idea is that they have to start telling a story that they, they, that, they that they start to tell their own story uh, and again this has to go without interruption because it all has to do with a certain kind of construction of a narrative normalmente in primi five minuti queste persone vivono con disagio e imbarazzo perché non è facile um, and these people live, um, In these situations there's 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 um they feel uneasy. There's uncomfort, there's embarrassment. And it's not easy. All'inizio, eh, adesso non più, però all'inizio io eh, le persone che eh, intervistavo, anche in questo caso non mi vedevano. Io avevo una barriera di polistirolo che mi facevo mettere. E io li vedevo solo attraverso il monitor, e, e, e come, se, come, dire, come se fosse una seduta di psicanalisi, per trovare una distanza adeguata e per, me, per permettere di eh, riuscire a ottenere quello che cercavo di ottenere. Eh, ma non sempre così come vi dico è, 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 è molto complicato ecco però è anche altrettanto facile è tutto direttamente proporzionale alla qualità del rapporto che hai con questa persona e la fiducia che, che nasce fra me e queste persone I'll start from the end. It has to do with the trust that's established between me and the person that I'm interviewing. But in the beginning, they don't know who I am, and they actually can't even see me while I'm interviewing them. There's a kind of screen that's between us, uh, and and they can't see who I am. And it's almost like sitting for a session of psychoanalysis because I ask them these questions, and bit by bit they start to get to know me. Uh, and it does seem a bit complicated, and it is. Um, but in the end, it's it, it becomes easier because it creates the conditions to. per questa relazione e questa fiducia per iniziare poi interrompo però devo darvi delle chiavi per comprendere delle cose eh, dire, mm -hmm. eh, mm, in questo film in particolare io ho fatto non solo un'operazione di messa in scena ma ho fatto anche un lavoro sui protagonisti eh, scegliendo come dovevano vestirsi in effetti sono tutti eleganti. Quindi il lavoro in questo uh, film non è solo the mise en scena, ma anche un lavoro su Perché you'll che sono all dressed molto eleganti e non si dressed. Qualche ragazzo mi ha detto che non aveva mai messo la carabatta in vita sua. Uno dei ragazzi ha detto che non aveva mai una in vita. C'erano dei tatuaggi che io gli ho. Mascherati fatto camoufage uh -huh. per, eh, eh, per o degli orecchini che ho fatto togliere. Eh, proprio per, per evitare che lo spettatore potesse eh, capire il tipo di persone che aveva di fronte. Quindi giudicare. Quindi, ho fatto tutto un lavoro di pulizia per eh, fregare lo spettatore. Um, so I, uh I did a bit of camouflaging work. I, there were people had tattoos or, or bits of jewelry that I, that I covered up with makeup or that I asked them to take out or off. Um, alongside with, this, um, with asking them how to dress a certain way, uh, and the effect it was this, all this kind of cleaning effort had to, uh, had the effect of um, fooling the spectator so that they wouldn't understand what kind of person they had before them. Uh. Perché è facile giudicare, molto facile giudicare e lavarsi le mani. È, è, è difficilissimo mettersi in gioco e fare il proprio viaggio e invece a me quello che interessa è che ogni spettatore eh, si guardi allo specchio and I did this so that people wouldn't judge and because it's very easy to see someone and judge and say, "I know what kind of person this is and wash your hands of it and say that that doesn't concern me and what I wanted to do with this film was I wanted people not to be able to do that and to have to follow along the voyage that that these interviewees are taking. Um, And, and, and yeah, to see it. Deve essere chiaro che anch'io mi metto in gioco. Non è che uh, dico queste cose e poi sto al di fuori. Ci sono dentro fino al collo e vivo come ho vissuto stasera eh, la proiezione con un'intensità straordinaria e, e, ed emozionante. Perché, eh, perché lo so io, ecco, insomma, rispetto a, al viaggio. Eh, che, che ho fatto in questo caso è un viaggio che mi hanno chiesto di fare Però, nel momento in cui ho accettato la, la proposta l'ho vissuta con grande intensità e dove ho trovato delle risposte esistenziali che io cercavo e, e, e ho trovato insomma and when I say I want the spectator to put themselves um, to, to throw themselves into it to, To, to put themselves into this, uh, I don't exclude myself. I, I also consider myself part of this, and I'm, I'm up in it uh, all the way to my neck. Um, and I, uh, every time I, I see one of my films, both making them, but then when I see them again, like I saw it tonight sitting in this room, um, it's an experience of great intensity for me, and I live it all very intensely. Uh, and so, again, having accepted this invite and coming here to present this film and seeing it again, it's still something very intense for me. Please. Sì, io volevo chiederle che eh, praticamente sono, a, sono arrivata a, a vedere questo film con eh, l'aspettativa, forse, eh, di, di, un, diciamo di uno sguardo su eh, una, una malattia che è conosciuta generalmente o pensata generalmente come una malattia gay, una malattia omosessuale. E eh, sono rimasta molto sorpresa quando eh, invece ho notato un'assenza di, eh, di questo nel, nel film, poi ovviamente eh, mi sono resa conto che nel contesto italiano la situazione è, un po più è, di, è diversa rispetto a, a quella degli Stati Uniti dove c'è un po' più eh, enfasi penso sulla, sulla droga che non su, eh, e quindi di, di, di scambi. Um, eh, Attraverso il sangue anziché con la sessualità, e, e niente, mi domandavo se questa era un po' parte di una scelta nel uh, voler smontare certi stereotipi um, e quindi di appunto uh, allontanarsi da, da quello che è uno stereotipo, specialmente negli Stati Uniti, uh, e, e il collegamento omosessualità-AIDS. Um, o oh, se appunto questo corrispondesse alla realtà di, del gruppo in cui lei si trovava uh, davanti um, mi traduco uh, so I, I came to this film thinking um, or sort of expecting a, uh, a window onto the life of what might have been a majority gay population because I, I come I guess from with the assumption that that's um, sort of how cinema and how we have come to understand it as you know AIDS as the gay disease. And then I've noticed that in this film it's quite absent um, and in fact um, it made me think further as to whether this was an intentional choice to um, erase or and somehow eradicate the stereotype that comes with, AIDS as the gay disease, and I, I could appreciate that, but then at the same time, I was um, perplexed because I also felt like it's not corresponding to a reality um, of the disease in itself. So I just wanted to know what, um, what was the intention behind that? And, and was it was it a conscious choice? or was it because the group that, um, that he was working with, In fact, was not a maggiore homosexual eh, no, diciamo che nel film ci sono anche omosessuali. Uno vale per tutti. Non è necessario. <coughs> mh, non è necessario um, mettere un gruppo folto, perché ogni categoria nel film è rappresentata, eh, però, la questione è, è, è riguardava uh, qualcos'altro anche. E quindi valeva la pena eh, come dire, definire bene le questioni centrali no? eh, esistenziali di queste persone eh, e non eh, appunto cadere nella convenzione che io nel film combatto a, al punto tale da, da mascherare eh, i, i personaggi no? per evitare che lo spettatore poteva dire. Quello è un omosessuale, ma io che c'entro? Non c'entro. Quello è un tossicodipendente? Io non c'entro. No? Ci sono questioni più adeguatamente, eh, umanamente forti, che sono quanto tempo ho ancora da vivere. Che, che ancora adesso que, mh, tutti i personaggi, tutte le persone che sono qui nel film, quasi tutte se non tutte sono morte. Quindi, eh, come dire, è, è una cosa molto delicata, no? e, tutti condannati a morte, io lo sapevo, ed è stato molto faticoso psicologicamente per me eh, confrontarmi. E, e I primi giorni ho avuto proprio nel sonno degli incubi no? che mi svegliavo eh, molto agitato perché non riuscivo assolutamente a, a gestire questa, questa questione. Perché posso capire uno di 80 anni. Che, che si chiede e si domanda quanto tempo da vivere, ma un ragazzo di 22-25 anni una ragazza che si pone questa questione a me spaventa e credo che spaventerebbe chiunque di noi. No? Quindi la questione più importante per me era questa, mh, non fare le categorie perché sennò diventava come dire, eh, la solita televisione spazzatura e che, come dire, io combatto proprio, no? Poi lo spettatore è intelligente. Io parto da questo presupposto, non è vero che tutti gli spettatori sono intelligenti, però diciamo che io ho fiducia nella capacità di recuperare il tempo perduto con la televisione spazzatura, con politici che non amano le persone e che portano, come dire, la disperazione. E quindi preferisco uno spettatore pensante che uno spettatore stupido, ecco. E quello che desidera anche avere un popolo intelligente si migliora al mondo, insomma. Sì. Spero di essere sì. riuscito a rispondere sì. alla sua questione. Uh, parto: I'm gonna start at the back, I think. Because uh I'm against in always making any kind of like trash TV or trash film, because um, and What's related to that is this idea of categories um, because to what I said earlier about film changing the world i I assume an intelligent uh viewer uh and even if they're not, then hopefully my film can help get them to a certain point um and so this all has to do with the fact that i don't i don't want to represent i don't feel the need to represent all these categories because uh they rely on stereotypes, and that has to do with what I was saying before about this um the the makeup and the the covering of tattoos and and jewelry and clothing because I don't want people to be able to to identify what they think is a certain kind of person uh, and then distance themselves from this um, so there are gay men man uh, homosexuals present in the film um, but again I'm not interested in in and all of these categories are represented but what I was interested in representing was not necessarily these different categories of people but um, because because of these questions of, of of what that allows people to do, but also because there are, are are bigger things at stake, like how much time people have left to live uh, and and other existential questions like this uh, and it was clear that these people were living this. I had nightmares my first few nights making this film um, and the question of time, which comes up again and again, these are the kinds of things that interest me and are much more important than trying to offer a representation of of categories of certain kinds of people uh, un ultima precisazione. Um, Io ho fatto film dove ho analizzato condizioni umane molto difficili. Ho fatto, oltre a questo film, un film sull'Alzheimer, eh, ho fatto film sulle malattie terminali, eh, ho fatto film sulla violenza. Quindi eh, ho, sto studiando, ho studiato e sto studiando l'umanità per cercare chi sono io. Quindi è un viaggio che spero duri tantissimo tempo perché è un viaggio di grande nutrimento e malgrado la sofferenza che ho incontrato eh, cerco di avere e di produrre energia. E, e di questo ne sono convinto, che come dire, un certo tipo di cinema possa produrre questa, questa energia. È difficile, è molto difficile per il sottoscritto, eh, in effetti come dire, eh, ho bisogno ogni tanto di una pausa. Eh, perché ho un carico a volte di tensione eh, pazzesca, eh, molto pazzesca, perché eh, è dura eh, confrontarsi con certe soglie dove sei tu, non è un altro, e ti confronti con delle questioni che ti fanno paura e che possono arrivare all'improvviso. No? Eh, io non saprei come... come come reagire di fronte a, a, a certe cose. E quindi è un viaggio che sta cercando delle risposte. Non le ho mica avute tutte queste risposte, però cerco di, di, di vivere con intensità questi incontri perché qualcosa ricevo e cerco anche di dare. Ecco, questo è in sintesi eh, il, il mio viaggio nel cinema. Poi cerco anche delle cose belle, ovviamente Faccio anche, eh, scrivo dei testi. teatro so this to, to getting back to what I was saying before this this all has to do with my identity this lifelong journey that I've been on and what I do through cinema which is I try to figure out who I am uh, and I try to contribute to the world um, and uh, and it's a difficult one, and, and a lot of times it it, it really loads me up with a, with with a lot of uh, with a crazy level of anxiety, and and it is difficult. And I and I work on difficult subjects, and I try to find answers, and I don't always find them. Um, but uh, and I try to treat difficult subjects with with things that that I am scared of, that I don't know how to deal with. I've made films like this one. I made film. Uh, a film uh, with people who are very sick people who suffer from Alzheimer's um, and despite the suffering that, that making these films brings me uh, again this is this is the lifelong journey that i'm on that i hope continues uh, and this is why I make cinema Hai accennato all'inizio a quest'idea della messa in scena. Se puoi parlarci un pochino di più, in questo film in particolare, della messa in scena, dell'aspetto teatrale di queste interviste, di questo film, e anche di come alcuni dei tuoi film hanno sia una versione cinematografica che una versione teatrale, e come ti muovi nelle due dimensioni. Eh, allora, eh, scusi, se ci sono so, altre so domande così rispondo... Sì. Uh, so, so, so the question regards uh, this, this notion of mise-en-scene of reenactment and if, and if he could talk a bit more about uh, this with regards to the film that we saw tonight uh, and uh, if he could talk a bit more about uh, these films and other films as well having uh, a cinematic aspect and a theatrical one and if he could just talk a bit more about the relationship between the two Allora rispondo, no, rispondo, okay. Allora, innanzitutto mh, proprio grazie per questa domanda, eh, volevo precisare e fare un esempio, per esempio l'uomo con la maschera. L'uomo con la maschera è, è, è stato un po' eh, determinante per capire poi gli elementi della rappresentazione, perché eh, la scene dell'uomo e della maschera sono quelle più dichiaratamente dove c'è la messa in scena, anzi è svelata la macchina cinema. So, one of the sort of in this film in terms of this idea of reenactment is the man in the mask, uh, because that's the sort of most uh the most declared instance of 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 this mise en -scene because it's the most obvious instance and in where I'm, I'm playing with this the most. Questo uomo, questo ragazzo non voleva essere filmato in volto e l'ha spiegato, spiegato bene All'inizio del film. E in quel momento, nella comunità dove io ho girato il film, c'era un laboratorio teatrale dove usavano delle maschere. Quindi la maschera non l'ho costruita, l'ho trovata. So, uh, as this young man who wears the mask explains very clearly at the beginning of the film, he didn't want his face to be filmed, he didn't want his identity to be revealed. Però. And In this community where I was living, where, where they were living, and where we made this film, uh, they, were do they were working in theater themselves. They were already working in theater, and so this mask—it wasn't something that I came up with. Uh, these masks were part of what they were doing in their work in the theater, and so I didn't make it; I found it. Però il problema più che ha determinato poi la, il ragionamento che ha portato poi a quella scelta è che una maschera non è espressiva, è sempre uguale, quindi. Eh, di fronte a, a questo limite, cioè nel senso che se lo in, chiamiamolo così, se lo intervistavo come intervistavo gli altri, veniva fuori una cosa bruttissima. Allora, eh, col direttore di fotografia abbiamo cercato di capire come dare vitalità a questa maschera. So. Ovviamente i, i, il parlare del protagonista io non sapevo come, cosa mi avrebbe detto. So, uh, what came along with this choice, of course, was the fact that because his face is covered, he lacks any kind of expressiveness. And so, we had to figure out a way to make this more expressive. Because if I would have interviewed him the way that I interviewed the other interviewees, uh, it just wouldn't have looked good at all. It would have looked terrible. Uh, and so, along with the director of photography, we had to come up with a way to allow some kind of uh, expressiveness to come through. And I didn't know. What he was tell me, I didn't know what he was going say to the camera, but I to give him some kind of form to work with. Questa comunità era situata in una vecchia cascina di campagna con un grande salone, e a, a questo punto abbiamo pensato di mettere il carrello come se fosse questa grande sala, lungo, lungo la sala. Abbiamo messo le luci, come avete visto. L'uomo l'abbiamo fatto sedere eh, dove si siede l'operatore, la cinepresa, la telecamera inquadrava lui e poi eh, qualcuno, chiamiamolo che nel cinema si dice macchinista, spingeva lentamente avanti e indietro il carrello in modo che le luci potessero come dire scolpire... Il volto della maschera e dargli quell'espressività che era necessaria. Ovviamente tutto doveva essere. Scuso se vado là, però credo che se voi siete in una casa italiana, un po' l'italiano lo capite, insomma, no? E, quindi altrimenti, che ci venite a fare? E, chiusa parentesi, e, scusate eh, ma. Tutto era direttamente proporzionale alle qualità espressive della comunicazione del protagonista, perché dopo tutto questo impegno no? eh, ovviamente doveva funzionare poi il personaggio co con il suo racconto ed è andata bene, è andata bene perché ha, ha trovato dei tempi molto giusti e, e, e anche il contenuto è stato estremamente efficace. In, rispetto alla mia esigenza. Allora, da lì l'impianto, perché quella è la scena più complicata no? eh, rispetto diciamo, alla rappresentazione, perché gli altri momenti dove loro cantano eh, eh, sono, sono momenti che non sono di mia creazione, ma facevano parte del laboratorio teatrale che in quel momento si svolgeva. La canzone che cantano e canti sono dei canti spirituali indiani di riconciliazione eh, tra il cielo e la terra, anche quando si piegano e vanno... E vanno. Quindi come dire, ho cercato di costruire degli elementi che mi dessero anche il tempo eh, del racconto, no? eh, però per esempio la scena della maschera è, 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 è centrale e eh, per fortuna funziona. Perché noi avevamo studiato diciamo, l'ingegneria della messa in scena. Quindi avevamo provato funzionava, però il motore era il parlante che era in quel momento seduto uh, al posto dell'operatore, insomma. No? E, e da questo punto di vista poi il tutto ha, ha funzionato. Uh, so, with regard to the, the theatrical aspect of those, those um, the parts where they sing and there's acting, uh, that actually. wasn't me that was part of this these theater workshops that they were doing at the time and so that wasn't um, thought up in terms of our film uh, and what they're doing again this is what they were working on uh, they're singing uh, traditional indian songs that have to do with the reconciliation between uh, the heavens and the earth um, the most complicated scene in terms of what we did with the film was of course the man with the mask uh, and what we did was there was a big Open room like this uh, in the community where we were living. Uh, and so, the man in the mask, we sat him down on the dolly where the cameraman usually sits for a moving camera. Uh, and instead, we flipped the camera to be filming him. Uh, and slowly, we moved him through the space of the room so that you would eventually see these other elements gradually appear because he's moving with the camera because they're both on the dolly. Uh, and so, um, and this again this, this was the most complicated thing but we did but, but in terms of representation it also just it worked because it it allowed us to, to get to this expressiveness and also the content that this man ended up providing us with um, sort of matched well with what was going on formally. E per completare la risposta mm, rispetto al rapporto cinema teatro mm, a me piace di più fare il teatro diciamoci la verità mi diverte di più perché ho bisogno anche di divertirmi. Nel senso che certi viaggi, come ho detto prima, eh, sono molto usuranti. Eh, il mio, per certi aspetti, è un lavoro usurante quando faccio questi viaggi dentro proprio il cuore e il cervello delle persone. Eh, il teatro eh, mi diverte un sacco, ma no, proprio un sacco. Ecco, mh, diciamo che nel 2000... La, io ho debuttato... Eh, nel 1995 con uno spettacolo, con un testo di Annibale Ruccello, che è un drammaturgo che purtroppo è morto molto giovane, dal titolo Weekend, con protagonista Barbara Valmorin. Nel 2002, con Barbara Valmorin e un'altra attrice, Maria Grazia Grassini, ho girato un film che si intitola Vecchie. Che è stato al Festival di Venezia appunto nel 2002, però lì ho fatto una scelta estrema. Nel senso che poi ho fatto una trilogia, ho fatto tre film: ho fatto Vecchie, ho fatto Mitragli al Verme e Morituri, e la particolarità di questi film è che sono tutti con un'inquadratura unica. Quindi dichiaratamente sono teatrali. Un Inquadratura unica per evitare la convenzione che sarebbe, ci sarebbe stata di cadere nella fiction televisiva. Campo contro campo, tutte queste cose brutte da... da, da, da insomma, da, potete immaginare, no? E, e, e dall'altra anche per risparmiare. Nel senso che sono film lungometraggi che io ho girato in una settimana. Eh, eh, I film li produco io no? e, e non ho soldi, eh, giuro, non ho soldi. Eh, eh, e quindi di conseguenza devo trovare degli elementi di ricerca eh, che mi permettono di, di esprimermi, perché io ho bisogno di esprimermi, di dire quello che penso. Eh, in questo caso, nei tre film che ho citato, ho sempre scelto attori di teatro e non di cinema. Perché eh, eh, con questi attori, eh, per esempio Mitragli al Verme, ma anche vecchie, ci, ci, sono tutti lunghi piani sequenza. Eh, mitragli al Verme, per esempio, sono tre, tre atti e c'è, eh, per esempio, il secondo atto che dura 23 minuti. Se sbagli al ventesimo minuto, si ricomincia da capo. Quindi per l'attore è, è qualcosa di terribile, terrificante, vi assicuro, eh, nel senso che non solo sapere quello che devono dire, ma le posizioni che devono avere, perché sono loro che si muovono. La macchina da presa è ferma, ma si passa dal primo piano al campo lungo. Quindi l'attore deve essere perfetto, una macchina perfetta, so uh, to say it clearly. Uh, I I like Doing theater more than I like doing cinema. And it, it's a lot of fun for me. I enjoy it. Uh, I enjoy it a whole lot. Um, and then uh, I made a, a trilogy of three films, um, which, for a variety of aspects, uh, are very theatrical in themselves. I always use actors from the theater. Um, I shot them all with, uh, with a single kind of frame, and so they necessarily are theatrical in that way uh, and uh, they're all um, sequences of, of really long shots uh, and so everyone has to know exactly what they're doing because uh, one of the takes um, one of the shots in, uh, in one of these films is 23 minutes long and so if somebody screws up at minute 20 then we have to start all over again uh, and so everyone knows exactly what they have to do because there are these really long there are these really long shots uh, and this also has to do with the fact that I produce myself, I produce my own films, and I honestly don't have a ton of money, uh, and I want to be able to express myself because that's something I need to do. Uh, and so uh, I make these choices so that I can shoot these films. I think all three of these films I shot within a week each. Uh, and so these are choices that I make uh, because the theater informs so much of my work, but because um, for these other reasons as well. Eh, le ambientazioni di questo film, per esempio Vecche, che poi in teatro eh, ha debuttato eh, al, Eliseo, al Teatro Piccolo Eliseo di Roma, eh, Patroni Griffi, che era al momento, adesso non, purtroppo non c'è più, era il direttore, quando ha visto il titolo non voleva Vecche, lo, lo ha spaventato. Eh, ha letto il copione? No. Ha visto il film, ha detto sì va bene, però ha preteso che il, il titolo diventasse vecchie, virgola, vacanze al mare. Perché era tutto ambientato, è la storia di due amiche, amiche da 40 anni che, che tutti gli anni vanno in vacanza insieme. Quel giorno si svegliano, sono in camicia da notte e per tutto il film resteranno in camicia da notte, anche se ogni 5 minuti dicono che vogliono uscire di cambiarsi ma non si cambieranno mai e viene fuori tutta la loro vita e, e lì la scena è facile c'è due sedie un tavolo e dietro PVC cioè plastica bianca niente di più camera fissa il secondo mitragli al verme è ambientato in un pisciatoio questo lo devi tradurre pisciatoio non so se in un pisciatoio dei mer grandi mercati generali. Eh, toilette, eh, eh, in, in big toilette. Eh, eh. ecco. invece il terzo morituri in un cimitero, in, nella sezione dei loculi. E lì sono tre attrici. Ecco, per esempio, morituri l'ho girato in tre giorni con eh, il direttore di fotografia, che è un mio carissimo amico che abbiamo lavorato quando eravamo molto giovani, Luca Bigazzi, che lavora adesso con Sorrentino. Eh, io ero libero dalla, dal centro sperimentale e l'abbiamo girato l'1, il 2 e il 3 gennaio, perché lui poteva solamente quei giorni lì, l'abbiamo girato in un vecchio cimitero sconsacrato e abbiamo costruito solo la scenografia dei loculi, con fiori finti, tutto quanto e lui a titolo molto di amicizia. Gratuitamente, insomma, è venuto a Torino e in tre giorni abbiamo girato Morituri. Insomma, quindi se vuoi, puoi. Questo lo puoi tradurre. Se vuoi, puoi. If you want to, you can. Where there's a will, there's a way. Um, these, uh, there's an element of uh, essentiality of, of kind of just the fundamentals in all these, both, uh, these works as. As works of theater and also as films, and and there's always a sort of bareness to um, the way I shot Vecchia, which the the first director of the theater didn't want to be called Vecchia, is uh, old women, uh, and he didn't like that, and so he um, we had to change the title to uh, Old Women Vacation by the Sea, um, because uh, these two older women wake up and they're in their nightgowns and they talk about wanting to go to the beach, and every 20 minutes they interrupt themselves uh, and say they want to go to the beach, and then they never do. Um, uh, this last film I was talking about, I shot in an old cemetery um, with the director of photography Luca Bigazzi, uh, and we did a bunch of like fake flowers, and everything was very simple, and we shot it in three days. Uh, and so again, where there's a will, there's a way. If you want to make these kinds of things happen, you can. See. There's, if there's one last question, una ultima domanda. Um, sto cercando di mettere insieme queste due idee che lei ha detto al, uh, all'inizio: uh, film come un, un modo per cambiare il mondo, ma anche insieme con l'assenza di omosessualità. E, e non ho capito veramente bene. No, no non ho detto che no. c'è l'assenza dell'omosessualità. Cambiare il mondo, sì, A, assenza esplicita di omosessualità. Ma, come non, cioè, a parte per la tossicodipendenza, c'è solo la prima forse, donna forse no, no. che parla di, dei segni nelle braccia, altrimenti anche tutti gli altri protagonisti non parlano di, di tossicodipendenza. Ecco. Si, chiedo così perché anche prima che lei ha detto che ah, ha fatto anche i film su Alzheimer e altre ma malattie, infatti stavo pensando: ma comunque, questa malattia ha sue particolarità. Che sono diverse di altri tipi di malattie terminali, che comunque, comunque ci sono alcune de, uh, delle particolarità di queste malattie nel film, però non ci sono forse alcune più importanti. È, è molto interessante che lei ha cominciato con la strada di usare il uh, film come un modo per cambiare il mondo. Però poi si copre tutti i segni che forse possono essere giudicati in modo sbagliato che qualcuno è omosessuale. Mm, penso, mm, forse, forse sbaglio, ma penso che lei abbia un po' frainteso: eh, eh, nel senso che eh, togliere i segni era proprio per evitare il pregiudizio da parte dello spettatore. Eh, adesso per esempio il problema, eh, parlo dell'Italia, non è più l'AIDS, è l'immigrazione, ma eh, diciamo da parte delle persone c'è sempre la stessa reazione, lo stesso comportamento di fronte a, a, al problema. Eh, per quanto riguarda questo film, eh, io ero sì consapevole dell'aspetto de, della questione legata anche alla omosessualità e ho cercato a modo mio di, di raccontarlo ma non in modo palese di, di raccontarlo attraverso un altro percorso intellettuale ecco poi posso anche non esserci riuscito però io non sono ideologico il, il problema mio eh, che il mio cinema non è ideologico, io non sono un regista di propaganda eh, e quindi di conseguenza posso avere, diciamo, fare delle scelte o meno scolpite con l'accetta, questo è bianco, questo è nero, eh, eh, assolutamente, tanto è palese, clamorosamente palese che l'insorgenza di questa malattia deriva anche dall'omosessualità. Però a me francamente interessava anche altre questioni, ecco, non in modo così rigido, quello lì, quello lì, quello lì. Mi interessava questioni più legate a, a, a delle scelte difficili come gestire la complessità della malattia, del contagio e di quant'altro, ecco, insomma. Eh, non so se le ho risposto eh, oppure no. sì. sì. Probabilmente sì, pro probabilmente sì. Diciamo che ovviamente io eh, attraverso il mio lavoro esprimo il mio punto di vista, questo è ovvio. Eh, eh, cerco però di evitare eh, una rigidità eh, eccessiva, ecco, insomma, e eh, 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 poi chi ci riesca o no sta allo spettatore dirmi guarda che hai sbagliato, è il suo diritto anche dirmelo ci mancherebbe altro. Adesso Brian che traduce. Bisognerebbe fare un film su Brian. Uh, no. um. <ride> Ma avete capito tutti? Così andiamo avanti. <ride> Posso fare una follow up? Un'altra. Sì. Un eh, no, perché è interessante questa, questa cosa che continua a dire no? che, che ha fatto questa scelta in qualche modo... Um, di, di creare una specie di neutralità o almeno di, di, um, di parlare con il pubblico in una maniera uh, appunto non uh, non di parte non uh, attraverso uno stereotipo sì. e, e, e questo ha senso ma c'è anche in tutto questo mi domando per chi è questo film? perché se lo spettatore che si immagina lei è uno che, che forse arriva eh, con dei pregiudizi, eh, che appunto si aspetta forse l'omosessuale, che si aspetta il tossicodipendente, eh, però ci saranno spettatori anche no, che sono omosessuali e tossicodipendenti e tatuati e non in camicia con la cravatta e quindi ehm, mi domando se questo non, non, non ha pensato anche a questo oppure... Ma loro sono la minoranza, io questo film l'ho fatto per la maggioranza, la maggioranza eh, in generale è, è reazionaria e quindi mm. ha i pregiudizi, eh, a me interessava colpire quel target, mm. non confermare quello che la minoranza sa, a me interessava eh, e interessa lavorare sulla maggioranza. Deve essere chiaro questo, perché altrimenti sarei, lo sono, eh, un regista marginale, a me interessa qualcos'altro e, e, e lavoro per questo qualcos'altro, anche se è chiaro che il mio cinema, eh, allora io non appartengo a nessuna lobby, eh, non, non, non devo dire grazie a nessuno e pago un prezzo altissimo che è la solitudine del mio lavoro. Ma questo lo so, ho scelto io di pedalare questa bicicletta. Non c'è problema, non problema. Eh, eh, a me interessa qualcosa di molto più importante che non il quotidiano. Certo, del quotidiano ho bisogno, ma mi fa piacere, per esempio, che Brian eh, ha, ha precisato che questo film è stato fatto 22 anni fa che ha precisato che proprio ieri ha visto su eh, internet la, una testimonianza di un giovane di oggi che dice esattamente le cose che dice l'uomo della maschera. Allora io ho avuto la conferma, eh, ed è quello che io desidero per tutti i miei film, e penso che lo pensino anche la maggior parte di quelli che fanno il mio mestiere, eh, di fare dei film che durino per sempre, per l'eternità. E, e, non mi interessa fare una cosa tipo di inchiesta che oggi l'hai fatto e domani è finito, non serve più e, e il fatto di, di poter vedere questo film a New York 22 anni dopo che l'ho fatto e che ha una forza che mi ha eh, sinceramente emozionato eh, beh, vuol, eh, vuol dire che fra 50 anni questo film avrà Ancora senso, insomma, anche quando io non ci sarò più. Lo stesso vale per uh, buona parte degli altri film che ho fatto. Eh, adesso dico una cosa, ma non vorrei essere frainteso, no? perché è una cosa un po'. Uh, ma cerco di lavorare per l'eternità, cioè l'universalità dei film, quindi che abbiano un senso per sempre. Altrimenti, che senso ha il mio lavoro? Se, se, cioè Farei giornalismo televisivo, usa e getta, ma non mi interessa questo. È la stessa cosa che io insegno o cerco di insegnare ai miei allievi, di lavorare per l'eternità, per dare senso al loro bisogno di esprimersi, che è la cosa più bella del mondo. Veramente. Però, ribadisco, bisogna lavorare con una certa intensità. E, e stasera ho avuto, cioè, sono grato proprio alla Zirilli Marimò che mi ha invitato perché mi ha permesso di di vivere un'emozione importante che conferma la scelta che io ho fatto tanti anni fa, perché ormai sono tantissimi, il primo film l'ho fatto nel 1975, quindi voi non eravate neanche nate, e, 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 e sono contento, sono contento perché finora ho cercato di dare il massimo. Eh, mh, e, e, e ce la sto mettendo tutta, eh, ma proprio per lascia, lasciare il segno, ribadisco, a me non interessa partecipare, a me interessa vincere, è diversa la questione in termini di mentalità, eh, eh, altrimenti frequenterei altri luoghi, altri salotti e sicuramente starei meglio economicamente, sarei, come dire, però non mi interessa questo, a me interessa qualcos'altro. Okay, we we translate like we okay. summarize like uh, Monty Python with Proust. <laughs> so basically, J Jenny asked, um, um, how can he how can he combine the idea of of a very extremely political cinema that aims to change the world with um, cha with like the hiding certain stereotypes, not just stereotypes, but also. Um, identity categories and in the specific homosexuality in relation to uh, IDS. Uh, Daniela Segre's reply was that um, he's, he's not actually hiding it, but um, his cinema is a cinema that has the aim to universalize certain issues. So he wants to look at things that are beyond the idea of identity, but, m but more generically existential, that they can provide a message that lasts also also with time and years. And uh, he think this contra. Uh, this creates a kind of contraposition between his work and investigative journalism, for example. alessia <laughs> added uh, uh, to the conversation, asking um, whether this kind of cinema that doesn't really engage with stereotype actually exclude a certain portion of, of public who is making these movies for? Not everyone in the audience uh, wears ties or jackets. Not everyone is like kind of um, uomo medio, you know, the, the, the bourgeois spectator. And uh, his replies was that um, he's actually trying to uh, target not the minority of people in the public, but a majority, a white, a white, white population, in order for his message to actually impact on society and change uh, people that uh, will have a more conservative kind of mentality. And this again because uh, the aim is to do, a m to do movies that la last and, um, and uh, win the challenge of time, like this one that we have just seen, that still can convey a message that has a strong impact, emotional and also existential, 22 years after his actual shooting. Speaking of um, talent in the theater, that was. <laughs> um, so at this point, I think we should wrap up. Um, vorrei ringraziare soprattutto Daniele Segre, uh, vorrei ringraziare Alessia Palanti, e Beatrice Mazzi, e tutti voi. I'd like to thank you all. I'd like to thank Daniele Segre and my co presenters, and Casa Zerili Marimo one more time. Um, and thank you all for being here, uh, and have a nice evening. Thank you.